Ed eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV, terza puntata della Sustainability TV Week, settimana televisiva che si concentra interamente sul tema della sostenibilità. In questo periodo di crisi, dove le aziende orientate allo sviluppo sostenibile e all'innovazione, ovvero quelle più green, spesso guidate da giovani e donne, si sono dimostrate più resilienti e pronte al cambiamento, ci troviamo così a realizzare che la sostenibilità in qualche modo conviene ed è proprio questo il momento di accelerare sulla transizione verde. Dunque, il focus su cui ci concentrerà questa puntata sarà proprio quello relativo alla HR, ovvero cercheremo di capire insieme le strade che il mondo delle risorse umane percorrerà verso un futuro tracciato ormai da una linea verde fatta di lavoro, di benessere, di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Dunque io vado prima naturalmente di introdurre la prima domanda, vado ad introdurre i nostri panelist. Ho il piacere di dare il benvenuto a Loretta Chiusoli, Chief HR e Organization Officer CRIF, Enrico Martinez, Direttore Sviluppo e Innovazione Sociale Hewlett Packard Enterprise, Luca Solari, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale Human Resources Università degli Studi di Milano, e Roberto Zecchino, Vicepresidente Risorse Umane Organizzazione Gruppo Bosch Sud Europa. Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Buongiorno. 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 Eccoli qua, adesso riusciamo anche a vedervi. E dunque io vorrei iniziare con lei proprio, Martinez, poi naturalmente questa domanda la rivolgo anche agli altri ospiti: come sviluppare strategie di talent attraction, development e engagement efficaci che attraggono e trattengono persone in linea con i valori di sostenibilità aziendale? Ma guardi, essenzialmente la cosa importante oggi è che non si può più parlare di sostenibilità slegata dal concetto del benessere aziendale. E la cosa più importante è che si verifichi una grande coerenza tra quelli che sono i messaggi che l'azienda promuove e dà verso l'esterno e poi quelli che sono i veri valori che vengono vissuti internamente. Attrarre i talenti sul mercato e farlo con i temi della sostenibilità, che oggi sono particolarmente sentiti soprattutto dalle nuove generazioni che stiamo assumendo all'interno delle aziende, è un fattore chiave, ma è importante che poi si trovi una coerenza con questi messaggi, e cioè all'interno dell'azienda poi si possano vivere effettivamente delle opportunità che interpretino questi valori e possano in qualche modo darne riscontro. Questo è il modo poi per, ecco, avere, una volta attratto il talento, poterlo trattenere, fare retention all'interno dell'azienda. Quali sono gli elementi? Beh, sono i tratti culturali che poi sono quelli distintivi in termini di sostenibilità. Parliamo di inclusione, di diversità, di cultura della restituzione del benessere, tutti quegli elementi, insomma, che poi alla fine riescono a far vedere l'azienda non come un ente che è meramente devoto a quello che è la generazione del profitto, ma quello di un profitto etico, di un profitto sostenibile che in qualche modo poi dia un contributo verso il progresso della vita umana. Loretta Chiusoli, vengo da lei, volevo chiederle se è d'accordo o invece qual è il suo punto di vista. Sì, sono molto d'accordo, anche noi abbiamo impostato un po' secondo questo approccio il tema della sostenibilità. Siamo partiti sviluppando un nostro report della sostenibilità che prima, diciamo, non avevamo, pur avendo da anni attive una serie di azioni e di iniziative, però questo primo, diciamo, report di sostenibilità ci ha permesso di raggruppare, no, in un documento anche molto, molto interessante, molto fruibile, tutte le cose che facciamo, ed è diventato un po' un punto di riferimento anche per le nostre, appunto, strategie di employer branding, di attraction. Però il punto è raccontare quello che si fa e avere una strategia esplicita di sostenibilità, una strategia che parli alle diverse, diciamo, stakeholder, quindi alle persone dell'azienda, ai clienti, ai fornitori, alla comunità, cioè quindi riesca a muoversi, diciamo, a 360 gradi nei confronti dei diversi interlocutori. Noi, oltre a questo, per rendere la sostenibilità un tema realmente vissuto, stiamo sviluppando anche un piano di ambassador all'interno dell'azienda, proprio perché le persone sentano questi temi, le iniziative che portiamo avanti, che discutiamo con le persone, quindi li scegliamo anche in parte insieme, si sentano, diciamo, questi ambassador protagonisti e possano
con, diciamo, il racconto, momenti di formazione, momenti di comunicazione interna, diffondere proprio l'importanza e l'attenzione che si sta dando a questi temi come componente della strategia, come diceva il collega precedentemente. Infine, ci diamo l'obiettivo un po' di capire come tutte queste iniziative sviluppino e migliorino il senso di partecipazione, di soddisfazione delle persone, quindi quello che si chiama anche engagement, e di capacità di attrazione appunto delle giovani generazioni. Questo cerchiamo di farlo anche attraverso le survey, dei dati, proprio per cercare anche di capire quantitativamente come queste strategie si traducono, diciamo, in benefici per tutta quella che è la strategia HR. E dunque ci piacerebbe sentire anche l'opinione di Roberto Zecchino. Lei è d'accordo? Avrebbe qualcosa da aggiungere? Sì, sicuramente sono d'accordo. Aggiungerei alla parola sostenibilità anche la parola innovazione. È chiaro che quando si vanno a declinare, io lavoro in Bosch, lavoro per un'azienda che ha anche una complessità e una grandezza organizzativa non indifferente. Quando si parla di sostenibilità e innovazione in un'azienda di 400.000 persone, con un'ottima storia, oltre 130 anni di storia, è chiaro che per noi essere sostenibili vuol dire garantire il successo a lungo termine dell'azienda. Un'altra caratteristica del gruppo che rappresento è che siamo una fondazione, quindi per noi il lungo termine è fondamentale. E ovviamente, laddove si parla, di sostenibilità, è una nostra missione di preservare le risorse naturali da cui dipendono le generazioni attuale e future. Quindi l'ecologia, è per noi un fattore trainante di tutta quella che è l'innovazione dei nostri prodotti e ovviamente, delle nostre attività. Consideriamo, e qui condivido con quanto detto, dai colleghi, fondamentale il tema della responsabilità sociale d'impresa. Sottolineo, Bosch è una fondazione, non siamo quotati in borsa, quindi il tema della responsabilità sociale negli ultimi 130 anni è stata ed è una caratteristica che applichiamo in diversi ambiti all'interno della nostra azienda e ovviamente nei confronti della società che ci circonda. Quindi sostenibilità è un'attività quotidiana che poi ovviamente deve essere anche legata, e qui un po' l'aggiunta rispetto ai colleghi, al tema dell'innovazione, laddove ci vede molto molto presenti in tutte le sfide e contributi che dobbiamo quotidianamente avere nel risolvere le sfide che la nostra società affronta ogni giorno. E Grazie. dunque vorrei coinvolgere anche Luca Solari dall'Università degli Studi di Milano. Quali modelli secondo lei bisogna adottare per creare una cultura sana e inclusiva? Ma la costruzione di una cultura sana e inclusiva innanzitutto si basa sui comportamenti effettivi. Noi tendiamo spesso a immaginare che si possano costruire contesti organizzativi solo dal punto di vista dell'esplicito, delle parole, dei percorsi di formalizzazione, dei principi di leadership, che sicuramente giocano un ruolo, ma il tema centrale è che ciò che produce cambiamenti duraturi sono i comportamenti, quello che le persone fanno. Quindi bisogna lavorare da un lato sui vertici per favorire un processo di interiorizzazione profonda. La sostenibilità oggi si impone come uno dei temi strategici più importanti anche nel rapporto con la comunità esterna, ma non può essere di facciata perché nel momento in cui ci incamminiamo in quella direzione ci saranno sicuramente dei dilemmi ed è necessario che chi decide rispetto a quei dilemmi sappia mantenere la rotta. Ecco, poi, poiché dicevamo la cultura, è un processo, non è un dato, non è ferma in un momento, l'organizzazione deve aprire degli spazi di dialogo, degli spazi anche di osservazione e di riflessione. Perché abbiamo fatto questo?
quali sono gli assunti che stanno dietro quello che stiamo facendo. È un processo difficile, ma è un processo che stiamo facendo anche dal punto di vista sociale. Pensiamo su alcuni temi come la diversità, quanto sia importante oggi, anche se alcuni lo criticano, riflettere sull'uso del linguaggio. Utilizzare termini che siano neutri non è solo un elemento di facciata, ma nel tempo produce in realtà a sua volta, in maniera quasi automatica, delle nuove consapevolezze. E infine può essere utile anche usare lo sguardo terzo, come diciamo, perché il problema della cultura è che noi stiamo dentro la cultura, è come se fossimo nell'acqua e non ci accorgiamo di essere nell'acqua, come accade ai pesci. Ecco, qui ad esempio realtà esterne come può essere l'università o comunque chi guarda la cultura dal punto di vista della ricerca e non dal punto di vista meramente della consulenza o della sua astratta modifica, può rappresentare uno specchio importante attraverso forme di osservazione, di rispecchiamento, di ricercazione che ci aiutano a vedere non tanto quello che pensiamo di essere, ma quello che siamo. Senta Martinez, lei è d'accordo? Allora, noi non la sentiamo, se riesce gentilmente ad attivare l'audio. Sì. Perfetto, perfetto. Sorridevo dicendo che non si può non essere d'accordo con le opinioni dell'amico Luca. E fondamentalmente quel che bisogna pensare in termini di cultura è pensarla in termini evoluzionistici, di costante rinnovo. Io sono concorde con la parola che voleva aggiungere Roberto Zecchino quando parlava di innovazione. Hewlett Packard Enterprise è un'azienda con più di 80 anni di storia che ha creato il mito delle startup che nascono nel garage, è l'azienda che ha creato la Silicon Valley e che ha fatto dell'innovazione tutto quello che è stato il suo percorso, innovazione in un ambito tecnologico. Ma attenzione, perché innovare da un punto di vista tecnologico vuol dire portare degli elementi che poi cambiano e anche strutturalmente la società. Noi tutti siamo testimoni di un cambiamento epocale con quella che è la cosiddetta quarta rivoluzione industriale, che si basa proprio sulle tecnologie. E cambiare il modo in cui le tecnologie vengono prodotte, le tecnologie così come vengono usate, cambia il modus agendi delle persone, cambia la loro cultura. Oggi Hewlett Packard Enterprise, ad esempio, sta operando una trasformazione epocale, trasformandosi da un'azienda di prodotti tecnologici in un'azienda che questi stessi prodotti li rende disponibili a consumo, quindi il cosiddetto principio dell'as a service. Così come oggi voi andate a prendere una macchina in affitto, un car sharing, e non acquistate la macchina, ma acquistate esclusivamente l'utilizzo di quella macchina, che poi viene messa su strada, manutenuta, gestita, messa nella migliore efficienza da parte del gestore, così stiamo trasformando il modo in cui le persone potranno fruire della nostra tecnologia. Uso un futuro ipotetico, ma che in realtà è già quello che avviene giornalmente, perché i nostri prodotti sono già acquistabili in questo modo, e questo vuol dire minore impatto ambientale nella produzione, minore impatto di emissioni di CO2 e di overprovisioning, cioè realizzare architetture tecnologiche nelle grandi aziende che siano sovradimensionate per assorbire i picchi di lavoro. Questo vuol dire da parte nostra lavorare in termini di riciclo, refurbishing o ricondizionamento di queste tecnologie, con le nostre fabbriche che sono le più grandi al mondo, dove pensate tutte le tecnologie che noi mettiamo in opera poi le ricondizioniamo, ne mettiamo oltre l'80% sul mercato, il 12% va in elementi di riciclo e nelle discariche finisce uno 0,4%. Questo vuol dire avere un grande impatto da un punto di vista ambientale e essere coerenti, come dicevo prima, tra i valori e i messaggi che si danno della sostenibilità e quello che poi effettivamente si promuove e si restituisce verso la società.
E dunque vorrei andare avanti con la prossima domanda che è rivolta a tutti i partecipanti del panel: in che modo garantire e supportare una sostenibilità a 360 gradi nei confronti di tutti gli stakeholder interni ed esterni all'azienda? Mi piacerebbe iniziare con Loretta Chiusoli e poi naturalmente sentiremo l'opinione a tutti quanti. Benissimo, ecco, io racconto un po' il percorso che noi ci siamo dati. Mi piace molto l'immagine di guardarsi, no? Un po' al di fuori dell'acqua dove siamo tutti immersi. E un punto di partenza per noi è stato un po' studiare che cosa le altre aziende stavano facendo, cercando di capire quali erano azioni innovative, azioni particolarmente interessanti anche per il nostro modello di business, per il nostro tipo di azienda, sul tema della sostenibilità. Quindi siamo partiti intanto cercando di capire nel panorama, diciamo, delle aziende più innovative su questi temi o più, come dire, impegnate, quali fossero alcuni esempi interessanti. Poi ci siamo appunto dati, e l'obiettivo di costruire questo nostro report di sostenibilità, che come sapete è lo strumento principale che viene usato per raccontare che cosa l'azienda fa verso tutti gli stakeholder, quindi cercando sia di mappare tutte le attività, ma poi di costruire un'agenda per il prossimo anno riferita ai singoli stakeholder. Quindi adesso partiamo con piani d'azione che rivedremo, diciamo, su base annuale, che diventano, diciamo, il nostro impegno in termini di nuove azioni, nuovi progetti sul tema della sostenibilità. Per fare questo abbiamo lavorato molto bottom-up. Io credo molto che questo sia un campo un po' di ricerca, un campo dove sperimentare e cercare sia un po' la chiave. Quindi ci siamo presi il tempo per ascoltare le idee, per accogliere anche idee molto innovative legate anche ai nostri prodotti e servizi messi a disposizione magari di certe categorie di potenziali consumatori, un'ottica quindi nuova rispetto all'attuale, e stiamo confezionando ora, diciamo, il piano d'azione, dove svilupperemo un concetto di modello di benessere per le persone che si allarga un pochino a quello che magari fino ad oggi avevamo un po' trasmesso e diciamo e costruito. Quindi oltre ai classici servizi di welfare, di well-being, dove quindi si coprono quindi aspetti sia di supporto al benessere fisico, psicologico, anche servizi materiali a supporto alla famiglia, aggiungiamo il concetto di sviluppo delle competenze, no? Di possibilità per le persone di avere un apprendimento continuo, di engagement, quindi continua soddisfazione allo stare all'interno dell'azienda, e di soddisfazione economica. Ecco, questo è un po' il percorso che abbiamo definito, ed è un percorso che ci permetterà di, come dire, avere un processo. Io credo molto che i cambiamenti aziendali avvengono con la capacità di generare, come dire, delle azioni che si ripetono e si migliorano, e questo è un po' il programma che ci siamo dati. Dunque, Solari, lei avrebbe ad aggiungere qualcosa? Sì, devo dire che ovviamente condivido quanto ricordava Loretta. Da un punto di vista, se vogliamo, un po' di descrizione di quello che è il modello verso il quale dobbiamo tendere, non solo nel rapporto con la gestione delle risorse umane, ma qui parlo più in generale di rappresentanza degli stakeholder, io credo dobbiamo passare da un modello di interpretazione ad uno di rappresentanza progressivamente nel tempo. Mi spiego meglio, cioè la prima fase della sostenibilità ha visto un'apertura da parte del mondo delle imprese, non solo, a cercare di incorporare nei propri processi decisionali e nelle proprie scelte le esigenze appunto di vari stakeholder. Ciò è stato estremamente importante, ha portato ad esempio, se pensiamo ad alcuni settori come quello dell'energia, a scelte importanti verso l'abbandono di tecnologie a maggiore impatto, come la produzione di energia attraverso il carbone, e un orientamento, un investimento importante verso forme invece a minore impatto, come l'idro e l'eolico e così via. Tuttavia, poiché la nostra è una società sempre più differenziata, sempre più complessa, è difficile oggi anche per un'impresa illuminata saper davvero cogliere in maniera piena e approfondita tutte le esigenze degli stakeholder. Quindi è opportuno che le organizzazioni si attrezzino con luoghi, spazi di incontro, di conversazione, di scambio, dove siano gli stakeholder stessi ad esprimersi. Ora non sto parlando, diciamo, di riesumare il modello duale che non ha dato grandi risultati nel nostro paese, ma proprio di un'impresa che si apre, un'azienda che è aperta nel senso vero e proprio del termine, che quindi si contamina con quello che è l'ambiente che la circonda e quindi porta dentro questi stakeholder, creando delle occasioni di ascolto
mutuo, parlarsi, incontrarsi e confrontarsi. A volte si tende a pensare che questi siano meccanismi deboli, la realtà è che sono meccanismi estremamente importanti che un po' come una goccia d'acqua scavano a lungo e consentono poi di creare prassi, atteggiamenti, comportamenti positivi. L'altro elemento che credo che sia importante in questo percorso è porre al centro dell'attenzione delle organizzazioni anche un altro tipo di innovazione. Oltre all'innovazione di prodotto e di processo, oggi diventa importante l'innovazione sociale. Le imprese hanno grandi competenze, hanno skill, a volte hanno anche risorse. Spesso sono cittadini di luoghi, di parti delle città, con i loro building, con le persone che vi abitano, che tendono ad essere un po' sullo sfondo, lontani, non integrati. Bene, quelli possono essere straordinari laboratori di innovazione sociale, cioè luoghi nei quali queste competenze interne e la comunità che circonda e che quindi potrebbe anche abbracciare l'impresa si mettono assieme per generare situazioni diverse, situazioni di sviluppo economico, di recupero dei paesaggi urbani e perché no anche di ricostruzione di una visione del lavoro e dell'impresa che a volte nel nostro paese è stata un po' troppo piegata alle ideologie. Questo richiederà ad esempio di pensare nuovi modelli di workplace, dei workplace orizzontali, aperti, contaminati, nei quali stakeholder diversi in qualche modo passeggino con grandi probabilità di incontro casuale, quindi di contaminazione. E dunque sentiamo anche Roberto Zecchino. Sì, sicuramente sostenibile è una parola che negli ultimi mesi e qualche annetto è molto gettonata. Sicuramente per molte aziende può essere una moda, ma noi crediamo, abbiamo anche i nostri rapporti sulla sostenibilità che sono ovviamente pubblicati e visibili sul nostro sito, sia internazionale che italiano, ma siamo più che mai convinti che il futuro, o meglio il successo duraturo della nostra azienda dipenderà dalle nostre prestazioni economiche ma anche ecologiche e sociali, quindi dobbiamo avere un po' il DNA di un'azienda tedesca, degli approcci pragmatici dove ovviamente il tema dei fattori economici deve essere sempre bilanciato su un tema e un obbligo che il nostro fondatore ha dato soprattutto sulla responsabilità sociale e in particolare sostenibilità per noi vuol dire anche la promozione dell'istruzione. Parlo in Italia di un progetto che ormai da 6 anni si chiama Allenarsi per il futuro, è un progetto contro la lotta alla disoccupazione giovanile, quindi ovviamente uno sguardo all'esterno, qui parliamo dell'Italia laddove questo fenomeno sociale ha una gravità soprattutto al sud molto molto preoccupante, quindi abbiamo intrapreso numerose iniziative molto concrete, incontri con le scuole di orientamento ma soprattutto anche di offerte, ovviamente negli ultimi 12-18 mesi a causa del Covid abbiamo ridotto la parte in presenza, ma crediamo fortemente che le iniziative devono testimoniare chiaramente i principi che l'azienda nostra ha e che dobbiamo ricordare ai nostri collaboratori e collaboratrici, ma sicuramente anche viverlo all'esterno. Questa che stiamo un po' vivendo, almeno per Bosch, i prossimi mesi sarà una fase molto interessante, lo parlo internamente, adesso sappiamo che c'è un po' il ritorno graduale, qui parlo ovviamente delle sedi commerciali, di marketing, perché a livello produttivo le nostre attività sono state sempre al 100% operative tranne qualche settimana. Questo per la parte amministrativa degli uffici sarà un periodo a mio giudizio molto molto interessante anche di analisi di come sarà sostenibile, perché è bello, e questa è anche un po' una mia teoria,
interessarsi all'esterno, ma in questa fase dobbiamo essere molto attenti anche a quello che sarà il ritorno in ufficio di centinaia e centinaia di persone, di come rendere sostenibile magari certe abitudini che lo smart working ha portato, certe flessibilità che anche personalmente ho trovato molto positive, in un modello che tenga sempre più presente quelle che sono le necessità quotidiane di tutti i nostri collaboratori e collaboratrici. Quindi per noi l'interpretazione del sostenibile è su vari livelli, ovviamente tutto quello che ci circonda all'esterno, ma sostenibile deve essere anche un po' tutte le nostre attività quotidiane. Sono, diciamo, siamo molto curiosi, si parlava in preparazione anche con Luca Solari, con Enrico, di quale sarà anche un po' l'impatto emotivo delle persone che ritorneranno, nel caso dell'università, in aula, nel caso ovviamente di Bosch, in ufficio. Quindi questa sostenibilità, che dico almeno per noi, durante il periodo molto stressante del Covid, che abbiamo avuto degli ottimi risultati sia dal punto di vista economico che sociale, e quindi vogliamo continuare anche su questo, diciamo, trend sostenibile. Dunque, prima di andare con l'ultima domanda, che sarà naturalmente rivolta a tutti gli ospiti, volevo sentire anche il parere di Enrico Martinez di Hewlett Packard, se lei è d'accordo e insomma come la vede dal punto di vista aziendale. Ah, di nuovo, il tema della sostenibilità è uno di quelli che fa parte un poco del DNA di questa azienda. Noi abbiamo abbracciato con grande slancio e con grande passione quella che è stata l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con la definizione degli Sustainable Development Goals, e pubblichiamo annualmente all'interno del nostro bilancio sociale quelle che sono gli obiettivi che abbiamo conseguiti, e devo dire anche in anticipo rispetto a questo macro obiettivo di essere carbon free prima del 2050. Entro il 2025 i nostri obiettivi, che sono assolutamente in linea con quello che abbiamo disegnato, sono quelli della riduzione del 50% di quella che è il consumo energetico, in modo tale che il 50% di quello che useremo verrà esclusivamente da fonti rinnovabili. Stiamo abbattendo del 55%, questo misurato dal 2016, quelle che sono le emissioni che vengono introdotte all'interno dell'atmosfera di CO2. Abbiamo efficientato da un punto di vista di consumo energetico le nostre macchine, i nostri server, con un valore che supera 30 volte quello che era il risparmio energetico che veniva fatto prima, sempre commisurato al 2016. Definendo i vari obiettivi, uno in particolare, che è quello dell'economia circolare, ci vede particolarmente impegnati per il superamento del modello lineare, che è quello del make, take, dispose, ma che vada in funzione di un costante recupero di tutti quelli che sono i materiali che vengono prodotti e inseriti all'interno del ciclo produttivo, affinché si possano andare ad abbattere i consumi energetici, emissioni di CO2 nell'atmosfera, piuttosto che semplicemente, ecco, l'occupazione del territorio con quelle che sono le discariche. Ma sposo in pieno e concludo quello che diceva l'amico Roberto Zecchino: la trasformazione non può essere solo di carattere tecnologico, deve colpire anche culturalmente le persone. Dopo il periodo della pandemia abbiamo lanciato, quando è nato il periodo e dopo questo periodo che si spera tutti quanti per concludere, avviato un grosso progetto di rinnovazione culturale che rivede le modalità con cui le persone lavorano in ufficio. Il nostro progetto Edge to Office prevede che meno del 20% delle persone torneranno, delle 60.000 nel mondo che lavorano in Hewlett Packard Enterprise, meno del 20% tornerà negli uffici e tutte le altre resteranno a lavorare da casa attraverso quelli che sono gli abilitatori tecnologici che lo permettono. E questo vede anche trasformando il concetto di ufficio, che da
posto, luogo del lavoro diventerà un luogo di aggregazione sociale, dove svolgere attività di incontro, formazione, volontariato, sviluppo di quelle che possono essere le opportunità con gli altri. Quindi trasformarlo dal luogo della produzione, sia pur di carattere cerebrale, al luogo di aggregazione sociale. E questo culturalmente ha un impatto molto forte e soprattutto ha un impatto sostenibile, perché questo vuol dire che una grandissima percentuale di persone occuperanno meno luogo di traffico e generazione generazione di traffico o occupazione di parcheggi, immetteranno meno CO2, consumeranno meno energia, contribuiranno nuovamente anch'essi a quello che è un contributo positivo nell'impatto sociale sulla società civile. Dunque, per concludere la nostra chiacchierata, vorrei introdurre un nuovo termine, ovvero People Sustainability. Come individuare le giuste strategie di People Sustainability, adottare politiche volte al miglioramento del benessere, della sicurezza dei dipendenti e degli impatti ambientali dell'azienda. Come si può fare ciò naturalmente? Vorrei iniziare con Loretta Chiusoli. Bene, ecco, sì, è bella la definizione, no, di People Sustainability. Diciamo che noi proviamo a tradurla con una ricetta che abbia questi ingredienti, quindi un continuo ascolto. Cioè, ci stiamo dando un piano molto intenso di survey, di momenti di ascolto anche progressivamente, diciamo, in presenza o comunque non solo attraverso questionari, per raccogliere cosa le persone pensano anche delle tante iniziative che negli anni sono state fatte, ma che magari sono il perché delle iniziative è sempre passato, diciamo, in modo meno esplicito, è stato magari non discusso e non affrontato. Quindi questo è un momento in cui ci piace ripartire con una forte azione di ascolto, lavorare, come dicevo prima, su un programma di ambassador, perché io credo molto che l'esempio, il comportamento appunto siano gli elementi della cultura, ma non c'è cultura, diciamo, che non è sposata dalle persone. Cioè, se è cultura vera, è cultura buona, le persone hanno voglia di trasmetterla e di rappresentarla. Quindi in questo tipo di programma noi crediamo moltissimo. Infine, formazione. Parlare di questi argomenti e confrontarsi è un valore fondamentale, perché si diceva prima, ci sono tanti temi inclusi nel concetto di sostenibilità, cito quello della diversity, che sono temi in evoluzione, sono temi in cui parlarne, diciamo, sviluppa la cultura dell'ambiente che porta avanti le discussioni, i temi di confronto. Quindi noi ci diamo questi ingredienti più la capacità di definire un piano d'azione che abbia un po' di metriche, misurabile, perché questo è l'elemento che ci dà poi grande concretezza nel portare avanti le azioni. Ecco, volevo sentire anche gli altri ospiti, volevo capire qual è il loro parere per quanto concerne questa nuova terminologia, People Sustainability. Vorrei, ecco, partire con appunto Solari. È importante sottolineare il fatto che se noi iniziamo a parlare di People Sustainability non stiamo parlando solamente di people interna all'organizzazione. Quindi da un lato c'è tutto quello che noi facciamo e faremo per chi lavora per l'organizzazione, che è certamente quello sul quale Enrico, Roberto e Loretta lavorano in prima linea. Ma io credo che a tendere ci sarà proprio un tema di rappresentanza delle istanze, delle esigenze di tutto ciò che è persona nell'organizzazione. Quindi mentre oggi guardiamo le persone segmentandole, chi è dentro, chi è fuori, anche nella parte della gestione di risorse umane, chi abbiamo già assunto, chi forse assumeremo nel futuro, sono mondi considerati diversi. Ma io vado oltre, dico anche i clienti e altro. Cioè, ci sarà proprio un tema trasversale a tutte le funzioni, e sul quale credo che chi nell'organizzazione è il referente, cioè chi naturalmente ha sviluppato competenze sulla comprensione della persona, non potrà non giocare un ruolo centrale. Quindi credo che questo sia uno dei ruoli sui quali la tradizione HR potrà concentrarsi. Dicevo, tutto ciò che è persona deve diventare parte delle conversazioni relative alle decisioni che prendiamo. Quindi è come se dovessimo immaginare una analisi di sostenibilità
che guarda dentro, fuori, attorno e perché no, anche in chiave temporale, nel senso che ci sono decisioni che prendiamo oggi che potrebbero avere impatti sulle persone del futuro, quelle che ancora non ci sono e che per molto tempo, non tanto nelle imprese, ma probabilmente a livello politico, sono state dimenticate dal punto di vista delle decisioni che sono prese. Dicevo, se iniziamo a ragionare in questo modo, peraltro iniziamo anche a pensare un'organizzazione del futuro che va a delle aggregazioni di competenze molto diverse da quelle attuali. Quindi avrà probabilmente delle aggregazioni che vanno verso il mettere assieme gli asset, le persone e altri elementi. È presto per immaginare che questo sia possibile, ma è una call for action, io credo, che è importante iniziare, a fare. Dunque, sentiamo anche Roberto Zecchino. Ma sicuramente è una call for action e questo mi trova perfettamente d'accordo e mi permetto di aggiungere quanto detto dai colleghi, anche proprio della funzione risorse umane. Io penso al di là poi del titolo che può essere più o meno diciamo azzeccato, ma sto ragionando proprio in queste settimane se creare all'interno del mio team una funzione del Green HR. Sto definendo un po' quelle che possono essere le caratteristiche, quelle che sono ovviamente i macro compiti, ma al di là poi della definizione, Ecco, questo io credo. sarebbe molto carino capire quali saranno le caratteristiche, ecco, per una risorsa umana, ecco. Ma è chiaro la sostenibilità, che è un po' la parola di questo pomeriggio, è legato a quello che ci circonda, ma io insomma, sono molto, diciamo, impegnato anche da un punto di vista così mentale, di approccio anche un po' a questa ripartenza che sento molto, questo post-Covid, che ci deve far ragionare di quello che è accaduto in questo annetto e mezzo, di come, le tecnologie ci aiuteranno tanto. Quindi per me è un Green HR che deve cercare di far tesoro anche delle esperienze passate, in alcuni casi drammatiche, e vogliono portare sempre di più, almeno questo è un po' il mio approccio personale, che ci sia da un lato, io sono molto, per me chi entra nella mia azienda, in Bosch, durante la fase di selezione, più che le caratteristiche tecniche che sono e saranno sempre importanti, per me sarà fondamentale, che condividano anche un po' questa filosofia della sostenibilità, del rispetto ovviamente dell'ambiente, ma soprattutto anche del rispetto delle persone. Quindi, questo Green HR è una persona che deve avere, e noi lo abbiamo anche nei nostri prodotti, noi siamo in una transizione molto forte lato automotive, puntiamo molto sull'idrogeno, sull'elettrico, quindi c'è anche un aspetto tecnologico, ma soprattutto deve essere molto legato anche all'inclusione. Abbiamo visto di quanto sia importante in un periodo così, così difficile dal punto di vista sociale e sanitario. Quindi Green HR è sempre di più una persona che vuole includere in tutti i processi aziendali e ovviamente ci saranno sempre un po' delle contraddizioni, perché qualcuno potrebbe dirmi: ma poi Bosch sta facendo delle piccole riduzioni più o meno importanti, ma questo è sostenibile o meno? Io ovviamente dico che per essere sostenibili dobbiamo anche avere un'azienda sana, e quindi laddove ci saranno inevitabilmente delle situazioni anche di riduzioni di personale nella mia azienda, ma immagino anche in altre tante realtà in futuro, sarà soprattutto per rendere la nostra diciamo azienda prospera per un futuro che ci auguriamo sia sempre di più sostenibile. Quindi non è sempre peace and love tutto, ma io credo che laddove ci sia un comportamento, laddove ci sia una visione, laddove ci sia una sostenibilità, anche a volte in azioni socialmente diciamo non semplici, io credo che un po' questa sarà la filosofia del Green HR. Però ribadisco, lo sto sviluppando, quindi mi riservo qualche mesetto di tempo per capire la fattibilità e le reali.
Assolutamente, guardi, molto 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 interessante, magari alla prossima settimana tematica ci aggiornerà, ecco, sotto questo punto di vista. Dunque, sentiamo anche Enrico Martinez. Ma è molto interessante quello che stiamo dicendo, riferendoci al periodo pandemico. Va da sé che questo cigno nero in qualche modo è stato un cambiamento disruptive, e l'avversione al cambiamento, Levi Strauss ci diceva che è una condizione antropologica, e quindi come tale dobbiamo trattarla con tratti di carattere umanistico. Questo vuol dire che i cambiamenti che sono avvenuti e che hanno tracciato una sostanziale modifica di carattere culturale nel mondo del lavoro, dandoci una forte spinta ai modelli di lavoro ibrido, a quelli che qualcuno chiamava smart working e qualcun altro, forse con più proprietà, diceva si tratta solo di lavoro da remoto, perché di smart c'è poco. Tutti questi cambiamenti alla fine hanno portato a ripensare anche modelli organizzativi, e in qualche modo vedo che si cominciano ad adattarsi a delle visioni anche non troppo recenti che sono state proposte negli anni. Delle visioni che vanno più nella direzione non più di strutture fortemente gerarchizzate, ma di modelli adattivi a quello che sono i benefici che le singole persone possono portare all'interno di un'azienda. Un caso classico, tanto per riferirci alla letteratura, è quella di Frederic Laloux con le cosiddette organizzazioni TIL, le TIL Organization, organizzazioni dove all'interno del comparto aziendale non esiste più un referente a capo di un progetto, ma la stessa persona può essere referente a capo di un progetto o membro di un altro team a seconda della propria specializzazione. Si sviluppano quindi dei modelli orizzontali a cerchio che danno l'opportunità di mettere a frutto le proprie caratteristiche, i propri talenti laddove è meglio poterli percepire. E guardate, questi modelli si stanno sviluppando tantissimo. Io, almeno dal mio osservatorio di Confindustria Digitale, parlando con le aziende federate, vedo che, anche se magari in modo informale, ma questo tipo di strutturazione che è diventata parte di un impianto culturale diverso, sospinto dalla remotizzazione del lavoro, e sono il risultato di un lavoro ibrido, un modo nuovo di approcciare il mestiere che, ecco, sostenibilità, danno alle persone l'opportunità di poter al meglio sviluppare i propri talenti, mettendoli a frutto non solo in una casella specifica che è quella che riguarda la struttura della company, ma avendo la possibilità di muoversi anche orizzontalmente, verticalmente, sopra e sotto, verso quelle che sono le opportunità migliori per conferire un risultato verso i risultati aziendali. Quindi lo smart working, dunque, possiamo dire che è stato un processo piuttosto positivo? Direi proprio di sì. L'accelerazione che c'è stata, sospinta dall'utilizzo delle tecnologie, l'abbiamo vista tutti quanti, dal comparto scolastico a quello medico e all'interno delle aziende, quello che già si poteva fare perché le tecnologie esistevano, non lo facevamo per un unico motivo: non avevamo la cultura per farlo. Ora siamo stati talmente forzati a farlo che l'impianto culturale è cambiato. E oggi, se dobbiamo fare una riunione tra Milano e Roma, mentre prima non pensavamo due volte al salire su un treno o su un aereo, beh, adesso non ci pensiamo due volte ad accendere una webcam e fare la riunione in remoto. È diventato normale. E dunque ribadiamo un'altra volta l'importanza della tecnologia, ecco, per promuovere anche il processo della sostenibilità. Io ringrazio i nostri panelist, non lo so se possiamo vederli tutti insieme: Loretta Chiusoli, Chief HR Organization Officer CRIF, eccoli qua, possiamo vederli tutti; Enrico Martinez, Direttore Sviluppo e Innovazione Sociale Hewlett Packard Enterprise; Luca Solari, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale e Human Resources Università degli Studi di Milano; e Roberto Zecchino, Vicepresidente Risorse Umane e Organizzazione Gruppo Bosch Sud Europa. Vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo e per la piacevole chiacchierata. Grazie a lei.
Arrivederci. Grazie e alla prossima occasione. Dunque, noi ci prenderemo una brevissima pausa pubblicitaria, rimanete con noi, torniamo alle 15:30 con Rush Hour.